Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, a nome mio e della fraternità della Porziuncola che custodisce questo luogo di grazia, il mio fraterno benvenuto. Grazie al Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna che presiede questa celebrazione, Padre Francesco Piloni. Grazie della presenza dell'assistenza di Monsignor Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, ecco la regione che quest'anno accenderà la lampada votiva alla tomba, alla lampada che arde sulla tomba del nostro serafico padre. Do il benvenuto a tutti i sacerdoti concelebranti, in particolar modo do il benvenuto anche a Don Fabio Bredi, il vicario generale della diocesi di Aosta. Do il benvenuto alle istituzioni civili e militari, in particolar modo al sindaco di Assisi, dottoressa Stefania Proietti, al sindaco di Marino, dottor Stefano Cecchi, e anche al sindaco di Aosta, dottor Gianni Nuti. Grazie della vostra presenza, grazie a tutte le altre autorità, grazie anche alla rappresentanza di tanti istituti di suore femminili, proprio qui in Assisi, tanti istituti di vita consacrata femminile, ecco, che sono presenti qui nella diocesi di Assisi. Un saluto anche da parte del nostro padre vescovo, Monsignor Sorrentino, che non può essere presente tra noi questa mattina per un altro impegno. Ma salutiamo anche Vanna Baltucci, frate Jacopa 2023, che durante proprio questa celebrazione riceverà questo premio, insieme a lei anche la sua famiglia. Grazie anche alla presenza dello storico cantiere di Marino che ogni anno si prende cura di questo premio. Buona celebrazione a tutti. Entriamo con profonda gratitudine nella celebrazione dell'Eucaristia in questa memoria del transito di Francesco. Entriamoci con i sentimenti e i pensieri dei figli di Dio, amati, cercati, voluti da Dio, e che hanno bisogno di misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe,
Kyrie. Celsis Deo, et in terra pax, et in terra pax omnibus, et in terra amore, et in terra pax omnibus, omnibus, bonae voluntatis, bonae
mortes ad exteram patris miserere nobis. Tu solus Dominus, Santo Spirito, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Dio che al serafico padre San Francesco, povero ed umile, hai dato nella Chiesa il carisma della conformità a Cristo, dalla via della croce alla gloria della Pasqua eterna, concedi a noi, che ne ricordiamo con affetto di figli il pio transito, di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e, uniti a te in carità e letizia, giungere alla beatitudine del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli miei, siate lieti nel Signore. Quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non però che io abbia già conquistato il premio, o sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Thank you.
Signore, e non resto deluso. In te mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore. Davanti a Lui effondo il mio lamento, al tuo cospetto sfogo la mia angoscia. In te confido, Signore, e non resto deluso. Mentre il mio spirito vien meno, conosci la mia via, nel sentiero dove cammino, mi hanno teso un laccio. C'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita. Io grido a te, Signore, dico sei tu il mio rifugio. Sei tu la mia sorte nella terra dei viventi. In te confido, Signore, e non resto deluso. Strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome. I giusti mi faranno corona, quando mi concederai la tua grazia. Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua e che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire. Ma dicevano: non durante la festa, perché non avvengano tumulti fra il popolo. Mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato molto prezioso e glielo versò sul capo mentre stava a mensa. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: perché questo spreco? Lo si poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri. Ma Gesù, accortosene, disse loro: perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi. Me, invece, non sempre mi avete. Versando quest'olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà predicato questo Vangelo, nel mondo intero, sarà detto anche ciò che essa ha fatto in ricordo di lei. Parola del Signore. Gloria. È sempre tanto bello vedere da qui la Porziuncola in questi giorni di festa, ma ormai spesso durante tutto l'anno assediata da tante persone, da tanti amici di Francesco che, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, ogni luogo dove c'è Gesù, dove c'è la sua presenza, diventa Betania, casa dell'amicizia. Abbiamo ascoltato questa parola e possiamo davvero dire che Francesco d'Assisi è un uomo conquistato da Gesù Cristo, un uomo conquistato. E perché conquistato da Cristo è capace ancora oggi di coinvolgere me, di coinvolgere te, dopo 800 anni. Perché Francesco è contemporaneo, Francesco è contemporaneo con le sue domande, con le sue inquietudini, con la sua voglia di un amore più grande. È contemporaneo a noi, nelle nostre cadute e ripartenze. Francesco è attuale, come attuale è il Vangelo. Le parole di Paolo, nella lettera ai Filippesi, dipingono in modo speciale l'intimo di Francesco, e che diventa visibile nelle sue scelte di vita. Perché
non bastano i pensieri, non bastano le buone intenzioni nella vita, occorrono le scelte. Lo abbiamo ascoltato, si parla di conoscere Cristo, avere come fine quello di guadagnare Cristo, di essere trovati in Lui, di fare tutto perché si possa conoscere in Lui. Sono queste espressioni di Paolo che raccontano di una fede innamorata, di una fede innamorata che sembra quasi improponibile oggi, così distante. Viene il dubbio che una fede così, quella di Paolo, quella di Francesco, una fede così oggi sia bella e impossibile, quasi una evasione per attimi felici. Questo accade, questo inganno accade come l'inganno che vuole uccidere Gesù, che abbiamo ascoltato nel Vangelo, quei complotti che sono inganno alla fede innamorata. Questo accade perché abbiamo sostituito la durata con l'intensità. Consideriamo una realtà vera quando ci sembra intensa, straordinaria, e così restiamo con una visione corta e breve, legata solo a ciò che ci capita, a ciò che sentiamo al momento. Ma è lo straordinario che eleva l'ordinario della nostra vita, la nostra quotidianità. E noi abbiamo bisogno dello straordinario per camminare poi dentro l'ordinario. Accade che ci viene il sospetto che questa fede sia bella e impossibile, la fede innamorata, perché abbiamo fatto un altro errore, abbiamo sostituito la supplica con lo sforzo. Crediamo di essere ascoltati sforzandoci e meritandoci l'attenzione di Dio, quasi che dobbiamo piacergli dentro i nostri sforzi, dentro ai nostri meriti. E invece dobbiamo solo supplicare Dio di prenderci il cuore, perché Lui vuole fare questo con noi. L'unica supplica, l'unica preghiera che possiamo fare a Dio è: prendimi il cuore, la mente, la forza, l'anima, perché senza di Lui vaghiamo, ci perdiamo. Ancora, abbiamo spento la fede innamorata perché? Perché abbiamo sostituito l'occhio della colomba, cioè l'occhio spirituale che Francesco aveva vivacissimo. Abbiamo sostituito l'occhio della colomba con l'occhio rapace dell'avvoltoio che prende e non dà, che si appropria e non restituisce. Il nostro modo di amare, insomma, fratelli e sorelle, si è ammalato perché la fede si è spenta. Allora cosa significa arrivare al transito di Francesco, alla solennità di Francesco di questi due giorni qui ad Assisi? Il transito di Francesco alla Porziuncola arriva oggi nella nostra vita come una felice sveglia dai nostri torpori, dalle nostre sostituzioni indebite che ci fanno fare errori grossolani e ci fanno amare tardi e male. È una sveglia felice, un richiamo alla verità, alla serietà della vita, perché Dio è serio e ci ha messo tra le mani qualcosa di estremamente serio che va trattato seriamente. È possibile, allora facciamocela questa domanda, guardando a Francesco, è possibile nel 2023 vivere felici e morire contenti? È possibile sentire ancora le parole che ascolteremo questa sera nel transito, che ascolteremo Francesco che dice: ben venga
sorella morte? Che cosa smuove dentro di me e di te questo invito che Francesco fa di restituire una vita che è piena? Che cosa smuove dentro di noi, sorella morte? Allora, credo che noi non possiamo tornare indietro a cambiare gli inizi, ma puoi iniziare dove sei a cambiare il finale. Possiamo svoltare, possiamo fare che questa sveglia felice ci faccia cambiare il finale delle cose che non funzionano. È l'invito che Francesco ci rivolge qui oggi, ancora noi pellegrini. Quelle parole bellissime che lui rivolge ai frati, ma siamo fratelli tutti di Francesco, amici suoi. Cominciamo, fratelli, cominciamo, ricominciamo. Perché questo ricominciamento? Perché sei figlio di Dio amato, fratello e sorella, perché sei dimora dello Spirito Santo, perché Dio abita dove lo lasci entrare, lui prende gli spazi che gli diamo. Allora, sei arrivato qui come pellegrino dalla Valle d'Aosta, sei arrivato qui come pellegrino dalle varie parti d'Italia o di fuori Italia, allora davvero prova a fare questi due giorni qui, in queste ore, abbandonare il personaggio che ti sei costruito. Tira giù le maschere, lascia qui il rancore che ti blocca, che ti paralizza. Taglia con la paura che ti limita. Confessa il male che ti ha indurito forse nel cuore e nel tuo parlare a volte duro. Libera il tuo desiderio di dire Padre. Libera il desiderio di dire Padre mio. Libera la voglia di dire Padre nostro. Il mondo ci parla di una bellezza solo estetica, solo esteriore, ma forse te ne sarai anche accorto, di una bellezza che è apparenza. Una bellezza che poveri ci trova e più poveri ci lascia. Il Vangelo e i santi sono i belli di Dio, il Vangelo e i santi ci raccontano invece di una bellezza che non è da conquistare, ma è da liberare dentro di te. Ce l'hai già. Noi siamo per Dio molto belli. Questa bellezza è da liberare. Francesco nei suoi anni, dalla Porziuncola in poi, ha semplicemente liberato ciò che aveva già dentro. Questa bellezza è da liberare, non è da conquistare con i tuoi sforzi. Siamo stati conquistati da questa bellezza. È una bellezza da liberare, come viene liberato il profumo prezioso nel Vangelo a Betania. Questo nardo preziosissimo in questo vaso va liberato dal di dentro, va liberato perché coinvolge il profumo, coinvolge chi lo riceve e suscita reazioni. Suscita reazioni diverse, in diversi suscita, quando arriva la bellezza, quando arriva una persona buona, quando arriva qualcosa di che ti stupisce ancora, tu ti accorgi che suscita in molti accoglienza, gioia, ma suscita anche rabbia e disprezzo. C'è una mentalità di egoismo, di calcolo, di guadagno, che ci sta uccidendo l'amore e che ci sta spegnendo la fede. In un momento bellissimo come è Betania, quel Vangelo che abbiamo ascoltato,
in un momento bellissimo, commovente, nel quale Gesù ha bisogno di amicizia, come Francesco nel suo transito, che ha bisogno di vicinanza dei frati, ha bisogno di vicinanza di frate Jacopo, ha bisogno dei suoi luoghi del cuore, la porziuncola. I momenti così delicati nel quale ha bisogno di attenzione, cura, Gesù come Francesco, ha bisogno di amore, Gesù, prima della sua passione e croce. Ecco la domanda di Giuda che ci portiamo dentro. Ecco la domanda dei discepoli che ancora non comprendono, dell'uomo invecchiato in economie misere, misurate, di un cuore duro, indurito. Ecco la domanda scomoda e ignorante: perché questo spreco? Perché? Perché davanti a tanto, tanta preziosità, a tanto valore umano, tanto profumo che potrebbe essere venduto e dato ai poveri, perché? A che pro? Ecco, Francesco è testimone credibile del perché è bene sprecarsi nell'amore, perché è bene per me e per te amare fino in fondo, amare presto e fino in fondo. Francesco di Assisi è testimone credibile, è sveglia felice, perché ci ricorda che è urgente imparare l'amore secondo Dio e perché è intelligente rimanere nell'amore di Dio che hai conosciuto. Accenno solo alcune risposte che Francesco di Assisi ci darebbe nel dire perché è bene farlo e farlo presto, di amare ora e fino in fondo, evitando i nostri perché troppo umani e troppo ignoranti. Perché se vuoi comprendere la vita, fratello e sorella, ti devi aprire a qualcun altro da amare. Quanti cuori chiusi ancora, cuori che sono gonfi e soli. Perché Francesco ci direbbe: se trovi qualcuno a cui volere bene, lì vedi Dio. Per quanti decenni, secoli abbiamo cantato che dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Francesco vedeva le tracce del bellissimo, del più bello tra i figli dell'uomo, ovunque, ma soprattutto dove l'amore passa attraverso le mani sporche di servizio, attraverso le scelte di vita che disturbano. Ancora direbbe Francesco che perché è bene amare presto e fino in fondo? Perché ogni uomo ha un grande difetto di fabbrica. Abbiamo un difetto di fabbricazione nell'amore. Cioè Dio ci ha lasciato una profonda nostalgia di un amore totale e per sempre, senza le date di scadenza. Quando ami veramente quella persona, tu la vuoi in modo totale e per sempre. Allora ben venga questa impronta, questo difetto di fabbrica che Dio ci ha lasciato, che vuole tutto e per sempre. Ancora, perché Francesco ci dice che ci conviene amare veramente? Perché amare secondo Dio è una lotta contro la grande menzogna che continuamente noi ascoltiamo fin da piccoli, che non sei amabile, che non sei degno d'amore. È una menzogna che ognuno si porta dentro nel cuore, e che continuamente dobbiamo combattere. Siamo così abituati a pensarci come una brutta copia di quello che dovremmo essere. La logica delle beatitudini del Vangelo, invece, ci apre la via regale al Vangelo, che è diventare la versione migliore di noi stessi. E la versione migliore di noi stessi è quando noi amiamo di più. Ancora,
Francesco ci direbbe che ci conviene amare secondo Dio e secondo il Vangelo, perché l'amore da Dio è un amore che ha come fine sempre la comunione, prima del proprio interesse. Invece siamo in una cultura dove io vengo prima e poi eventualmente gli altri. Una comunione che invece fonda ogni scelta e spinge al perdono. Allora, fratelli e sorelle, cominciamo. Se ci sono ritardi, se ci sono frutti acerbi nel nostro modo di amare, la grazia di questi giorni di San Francesco ci mette in moto la speranza di sentirsi finalmente compresi da un uomo, Francesco. Anche lui ha iniziato a amare non da subito, ha avuto i suoi ritardi, ma a un certo punto la sveglia felice lui non l'ha più dimenticata. Ci aiuta Francesco a percepire che il nostro cuore arde quando ha desideri alti, belli, che il nostro cuore è acceso dal profumo, dalle cose buone, che siamo stanchi di odore di morte. Noi abbiamo bisogno di profumo di vita, e quando tu incontri una persona che profuma di vita, tu respiri e la segui, desideri vedere dove abita, frequentarla, stare con lei. La grazia ci spinge a passi nuovi e mai da soli, come ha fatto Vanna Balducci, alla quale tra poco noi consegneremo la rosa d'oro d'argento, perché dove c'è il profumo di vita fiorisce la vita. Cominciamo, amici, a rileggere nella propria vita i segni del risorto, e i segni del risorto profumano di vita risorta. Cominciamo a prendere sul serio il nostro compito di essere umani, divinamente umani, quello che ti è stato dato quando sei nato. Cominciamo, fratelli e sorelle, perché tutto stanca di quanto ferve nel mondo, ma è solo l'amore di Dio che vince e convince. Gli altri amori si disperdono, gli altri amori finiscono, gli amori umani restano qui. Dopo 800 anni noi celebriamo il transito di un uomo, pienamente uomo, pienamente innamorato. Allora ci conceda, interceda per noi, Francesco, una fede un po' più innamorata. Amen.
Vanna Balducci nasce a Caselle in provincia di Torino nel 1970 da una famiglia di solida tradizione cristiana che vuole per i figli una formazione scolastica anche in questa direzione. Elementi che incideranno nella scelta di diventare un capo scout della GESCI, una giornalista cattolica a servizio della casa editrice San Paolo e della Salesiana LDC. Esperienze formative all'interno della diocesi di Torino la vedono impegnata in responsabilità con i giovani, nel mondo della comunicazione, nei programmi per ragazzi di Rai 1 e nel percorso universitario, sfociato nella laurea in lettere e filosofia. Cammino di fede, studio, percorso scout, con numerosi momenti di formazione anche ad Assisi, aprono ad un lungo discernimento accompagnato da figure sacerdotali di riferimento. Quando si affaccia all'età della domanda di senso, tutto pare orientare Vanna verso una scelta di consacrazione religiosa nella famiglia paolina. Ma la provvidenza solca inaspettatamente un tracciato dagli esiti attuali, spostando la vita nella diocesi di Aosta. Un matrimonio con Maurizio, conosciuto in ambito educativo salesiano, e la condivisione di una vocazione familiare a partire dalla chiamata a vivere il master residenziale in scienze del matrimonio e della famiglia presso la Pontificia Università del Laterano in Roma. Esperienza che aprirà per lungo tempo ad un servizio nell'Ufficio Nazionale di Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana e consentirà anche con la nascita di Marta e Francesco di comprendere di essere chiamati a vivere un'ulteriore particolare chiamata nella Chiesa. Infatti, tutto pare pronto nella diocesi di Aosta per mettere a frutto i semi gettati nel corso della giovinezza, ovvero vivere da sposi e con i figli, risiedendo e condividendo pesi e fatiche all'interno dell'Istituto San Giuseppe di Aosta. Un'opera apostolica di accoglienza e formazione di giovani collegiali nella delicata fascia delle scuole superiori della Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Aosta. Ragazzi e ragazze, genitori, personale, un numero alto di persone in cammino che necessitano di cura, di attenzione pastorale e di formazione continua in una chiave che vuole essere ogni giorno da 28 anni pedagogicamente e culturalmente cristiana. Un impegno di vita totale a servizio dei giovani e delle famiglie nella Chiesa che è in Valle d'Aosta, con una casa sempre aperta. La Chiesa di Aosta ha scelto di assegnare il riconoscimento della Rosa d'Argento alla signora Vanna Balducci. Il suo impegno nell'educazione e nell'accompagnamento dei giovani l'ha portata a scegliere, insieme alla sua famiglia, di lavorare e vivere all'interno dell'Istituto San Giuseppe di Aosta, un collegio che raccoglie ragazzi e ragazze delle scuole superiori e alcuni universitari che arrivano dalle vallate più lontane della nostra regione. La sua presenza quotidiana accanto a questi giovani è una testimonianza di amorevole cura e di vicinanza verso le nuove generazioni che vivono un momento importante e delicato della loro crescita. Nella diocesi di Aosta, la signora Balducci lavora anche con impegno e competenza nell'ufficio famiglia ed è ora il direttore responsabile dell'ufficio cultura e delle comunicazioni sociali, nonché segretaria dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana.
Signore, com'è bello stare qui, mi verrebbe da dire. È da questa mattina che sento spendere delle parole alte, significative, molto profonde. Mi viene da pensare a 30 anni fa, su questa piazza partì il mio lungo discernimento, essere qui oggi alle spalle della Porziuncola. Chiude un cerchio che si apre alla vita. C'è un passato che con la celebrazione di oggi apre a qualcosa di nuovo. Frate Jacopo, è una celebrazione che si vive il 3 mattina nella Basilica di Santa Maria degli Angeli da 15 anni a questa parte. Per me è l'inizio di una vita nuova. È l'inizio di una vita spesa nell'impegno, nella fede, nella speranza, nella carità, nel rinnovare un impegno costante a fare del mio meglio. Non è poca cosa che questo riconoscimento avvenga all'interno di una celebrazione eucaristica. Poteva bastare il bellissimo e altissimo momento di questa mattina nella sala del refettorietto alla presenza di tutte le autorità, non che nella giornata di oggi e di domani mancassero le celebrazioni per festeggiare San Francesco. Questo riconoscimento avviene all'interno di una celebrazione eucaristica, alla presenza delle massime autorità civili, religiose. Questo è un segno, come tutti quelli che avvengono all'interno delle vite di ciascuno di noi, che vanno letti, interpretati e messi in campo, perché la bellezza venga liberata. È un invito che è arrivato a me in modo particolare, ma estendo a tutti voi, alla mia famiglia che mi ha accompagnato oggi, alla mia famiglia di origine, di cui il Signore si è servito, alla mia diocesi di appartenenza. E a tutti i giovani, come ho detto questa mattina, che ho avuto la grazia di incontrare. Le mie ragazze e i miei ragazzi di oggi sanno della mia presenza qui oggi, mi hanno detto: Vanna, siamo molto orgogliosi di te. Beh, sono io che sono orgogliosa di aver avuto questa opportunità grande, una chiamata all'interno della mia vocazione personale ad essere una donna e una cristiana, a poter servire questi giovani, alla sequela di Francesco sempre, perché sono una mamma, perché sono una cristiana, perché sono un capo scout, perché sono un educatore, perché sono una giornalista, alla sequela di Francesco sempre. Auguro a tutti voi una buona festa di San Francesco in questa città speciale, in questo luogo speciale, con un abbraccio particolare al Comune di Marino. Una stretta a tutti i fratelli francescani. Un grazie con il cuore colmo di gioia e di gratitudine per il prezioso dono che è la mia vita. Grazie di cuore. Fratelli e sorelle, vogliamo ora rivolgerci al Padre delle Misericordie con le stesse parole di lode di San Francesco. Preghiamo insieme, diciamo: benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose. Rinnova ancora la tua Chiesa con la santità di molti, che vivano con semplicità e letizia il Santo Vangelo. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei protettore, custode e difensore nostro. Difendi il nostro paese da ogni male e custodiscilo nella pace. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei bellezza, umiltà e pazienza. Rendi ogni uomo fratello tra i fratelli, perché con tutte le creature
canti la tua gloria. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei la nostra speranza, la nostra fede e carità. Insegnaci ad amare il tuo Cristo crocifisso negli emarginati del nostro tempo. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei il bene, ogni bene e sommo bene. Aiuta l'ordine francescano secolare a testimoniare il tuo amore nel mondo. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dei. Donaci la forza di liberarci dal superfluo, vivendo con fiducia la tua parola. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Signore, che nel nome di Francesco doni anche oggi alla tua Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace, ravviva la fede nel tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica, le paure, i desideri, le speranze di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta questi doni, o Padre, nel glorioso ricordo del piissimo transito del Padre San Francesco, e colmaci dei tuoi doni, perché possiamo servirti fedelmente sino alla nostra morte. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore onnipotente, Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai voluto innalzare il Padre San Francesco alle vette della perfezione evangelica e lo hai proposto quale guida ad una moltitudine immensa di fratelli. Segnato con le sacre stimmate, sigillo del tuo amore, che qui furono svelate come sublime mistero, lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine del Cristo crocifisso, Salvatore e Signore nostro. Associato al tuo dolore, lo hai ricondotto qui alla Porziuncola, dove, compiuti in lui tutti i misteri del tuo amore, lo hai introdotto nella terra promessa, dopo aver accolto sorella morte cantando. Tutti i popoli narrano la sua santità e la Chiesa ne canta le lodi, e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Thank you.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie. Con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria
in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come figli amati dal Padre e per questo fratelli tra di noi, preghiamo insieme il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Nella gioia dei figli di Dio datevi un segno di pace.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per ricevere l'Eucaristia formeremo due file davanti all'altare, una fila al lato sinistro della porziuncola e quattro file davanti alla porziuncola. Per le persone che necessitano della particola senza glutine, un ministro sarà presente sotto il leggio di destra. Chi riceve l'Eucaristia sulle mani deve consumarla davanti al ministro. O Santissima Anima, in cuius transitu celicibes occurrunt, angelorum corus exultat, et gloriosa Trinitas invitat dices: Mane nobis cum in
Oh,
Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, concedi che, per l'intercessione del nostro Padre San Francesco, possiamo seguire i passi del Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ci sediamo. Al termine della celebrazione eucaristica vogliamo rivivere in modo simbolico il dono di frate Jacopo a Francesco, gravemente ammalato e prossimo al transito verso il Padre delle Misericordie. Frate Jacopo, nella persona della signora Vanna Balducci, il sindaco di Assisi, la dottoressa Stefania Proietti, rappresentanti della comunità assisana e angelana, offriranno il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli, l'incenso e i fiori, come segno di gratitudine e devozione verso il poverello di Assisi, che con la sua vita evangelica ha saputo fare di questa città un luogo di pace e speranza per il mondo intero. Ascoltiamo il racconto. Dalla Compilatio Assisiensis. Un giorno Francesco fece chiamare i suoi compagni e disse: «Voi sapete come Donna Jacopa dei Sette Soli fu ed è molto fedele e affezionata a me e alla nostra fraternità. Io credo che, se la informerete del mio stato di salute, riterrà ciò come una grazia grande e consolazione. Fatele sapere in particolare che vi mandi per confezionare una tonaca del panno grezzo color cenere, del tipo di quello tessuto dai monaci cistercensi nei paesi d'oltremare, e insieme invii un po' di quel dolce che era solita prepararmi quando soggiornavo a Roma. Si tratta del dolce che i romani chiamano mostacciolo ed è fatto con mandorle, zucchero, miele e altri ingredienti. Jacopa era una donna spirituale, vedova, devota a Dio, una delle più nobili e ricche signore di Roma. Per i meriti e la predicazione di Francesco, ella aveva avuto da Dio tanta grazia da sembrare quasi una seconda Maddalena, teneramente devota fino alle lacrime. Scritta che fu la lettera secondo le indicazioni del Padre Santo, un frate stava cercando chi la potesse recapitare quando d'improvviso si udì bussare alla porta. Il frate che corse ad aprire si trovò davanti Donna Jacopa, venuta da Roma in gran fretta per visitare Francesco. Senza por tempo in mezzo, il frate fu tutto felice al capezzale di Francesco, annunziandogli come la signora era arrivata in compagnia del figlio e di numerose altre persone, e domandò: «Padre, che facciamo? Dobbiamo lasciarla entrare e accostarsi a te?» In effetti, per volontà di Francesco, era stato stabilito, e ciò fin dai primi tempi, che in quel convento nessuna donna potesse entrare in clausura per salvaguardare l'onorabilità e il raccoglimento della casa religiosa. Rispose Francesco: «Il divieto non è applicabile a questa signora che una tale fede e devozione ha fatto accorrere da così lontano». Jacopa entrò dunque da Francesco e al vederlo si mise a piangere. Suscitò stupore che l'ospite avesse recato con sé il drappo funebre color cenere per confezionare la tonaca
e tutte le altre cose che le erano state chieste nella lettera. La straordinaria coincidenza lasciò attoniti i frati che vi scorsero un segno della santità di Francesco. Donna Jacopa si rivolse loro e spiegò: «Fratelli, mentre stavo pregando mi fu detto in spirito: va e visita il tuo padre Francesco. Affrettati, non indugiare, poiché se tu tardi non lo troverai vivo. Gli porterai quel tale panno per la tonaca e il necessario per preparargli un dolce. Prendi con te anche gran quantità di cera per fare dei lumi e altresì dell'incenso». Donna Jacopa preparò poi il dolce che piaceva a Francesco, ma egli lo assaggiò appena, poiché per la gravissima malattia le sue forze venivano meno inesorabilmente e si appressava alla morte. Fece fare anche numerose candele perché ardessero, dopo il trapasso, intorno alla salma venerata. Con il panno che aveva recato, i frati confezionarono la tonaca con cui il santo venne sepolto. Francesco ordinò loro che vi cucissero sopra delle pezze di sacco, in segno ed esempio di umiltà e povertà. E come piacque a Dio, proprio nella settimana che Donna Jacopa era arrivata, Francesco migrò al Signore. Thank you.
Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Date gloria a Dio, con la vostra vita andate in pace.